Fin da piccolo resta affascinato da Totò, Alberto Sordi, Massimo Troisi e Carlo Verdone, oltre ai grandi del cinema italiano. Dopo anni di studi, impegno e gavetta, la popolarità arriva con Made in Sud su Rai 2, Maurizio Costanzo Show e affiancando comici noti come Alessandro Siani, Dario Cassini e Mago Forrest. Dallo scorso febbraio è protagonista al cinema del film San Valentino Stories, diretto da Alessandro Siani. Pasquale Palma. Buonasera! Grande! Bello, fatemi sentire l'applauso per Pasquale Palma. Bravo. Bello. Allora, grazie veramente. Io sono prima di tutto emozionato ed onorato di essere qui, perché voglio dire, proprio un premio a Pasquale Palma, dopo Sgarbi, dopo Manuela Arcuri, è come un premio per l'altezza, diciamo, a Brunetta. È la stessa cosa. Però io questa sera vorrei chiedere a qualcuno, prima di tutto, vediamo un po', tra Sgarbi, Manuela Arcuri, qualcuno di voi mi conosce? Vediamo un po', per alzata di mano, Uata Campa 150 anni, un applauso a voi, fatevelo, perché già è bello così, per ogni applauso che fate vi devono entrare 1000 euro a casa, facciamo così, ok? Allora, io sono contento di stare qui stasera perché io amo molto la musica, partiamo da questo, quindi vedere questi grandi musicisti, la direttrice che poi, voglio dire, è un confetto, no? L'avete visto, è proprio un confettone. Io sono contentissimo, ma io questa sera vi voglio confessare quali sono i miei cantanti preferiti. Qualcuno di voi lo sa, però secondo me c'è bisogno di una specifica, perché io amo molto, allora, qualcuno di voi conosce il figlio del fruttivendolo? Lo conoscete? Come no? Clementine. Non pazziamo, Clementine è il figlio del fruttivendolo. Oppure lo conoscete quell'altro rapper, quello sempre con le mani sporche d'olio? Come si chiama? Rocco? Esatto, bravissimo. Però io amo tantissimi cantanti, ma chi ha seguito Made in Sud sa che io ho un amore viscerale e sviscerale per un cantante napoletano che si chiama Nino. Signori, questa sera per voi il fan numero uno di Nino D'Angelo, un grande applauso per Vivo D'Angelo! Grazie pubblici, grazie a tutti i pubblici della Civiltà dei Marsi, grazie. Il vostro affetto mi dà aria in bocca e aria nel naso. Non siete un pubblico, siete un aria sol. Grazie. Grazie veramente a tutti, vi amo. Sono contentissima di stare qui questa sera con la direttrice d'orchestra, che è una mia amica, perché amo lo stesso parrucchiere. Un applauso, facciamolo, vai. Ci siamo fatti la stessa permanenta. Io questa sera sono venuto qui per cercare la mia ragazza, la donna del mio cuore. E io lo so che... Anna Mari, perché mi hai lasciata, Anna Mari? Anna Mari, non ti ricordi tutti i film che abbiamo fatto insieme? Mi ricordo una volta in un film, stavamo io e Tico su un motorino. A un certo punto correvamo sempre, poi siamo caduti a terra, ma io non mi ho fatto niente. E sapete perché? Perché tengo caschetto. Grazie pubblici, grazie veramente a tutti, vi amo e vi amerò, e un applauso a questo splendido premio farò, grazie! Grazie mille, io vorrei ringraziare veramente chi mi ha chiamato qui, perché io sono onorato di stare in un festival così bello, così pieno di cose bellissime, e vorrei fare un applauso alla una delle persone che mi ha voluto qui, un applauso al nostro grandissimo Luca! Grazie a te Pasquale! Grazie mille. Grazie e vi saluto anche Vivo D'Angelo così, Luca ti amo così ed anche un po' così. Come sei Avatar, mamma mia! Avatar, grazie Pasquale. Grazie a te. Io voglio invece, benvenuto intanto dalla Marsica, hai detto trionfalmente la civiltà dei Marsi, insomma ci hai fatto un grande omaggio. Dopo i fasti televisivi di Made in Sud, sì, lo scorso febbraio, lo sì, diceva prima anche il nostro doppiatore Perugia Salucci, sei finito sul grande schermo, al cinema con San Valentino Stories. Sì. Da un'idea del grandissimo Alessandro Siani con Gigi Ross, Denise Capizza ed altri artisti. Ecco, com'è stato passare dalla televisione
Ho un grande schermo. Ho un grande schermo. Io piccolo nel grande schermo. No, l'emozione è sempre la stessa, perché tu quando ti esponi davanti a un pubblico è ugualmente emozionante. Però il grande schermo magari c'ha delle regole, certo, che sto ancora capendo. Non è che io mi ho fatto il grande schermo e sono attore cinematografico. Certo, no, vabbè, piano, ci stiamo piano divertendo, ma il grande schermo propone una parte di te più, diciamo, vera, più naturale, mentre il cabaret e la televisione danno libero sfogo alla tua parte istintiva. A me mi piace sia il cinema e sia la televisione. Speriamo bene. Ti piace lo spettacolo? Ehi, oh, mi piace sta questo premio straordinario. Grazie a tutti. Pasquale, intanto ti dico che a premiarti l'hai citata più di una volta, ti piace tanto, è il maestro Tiziana Buttari. Vieni, Tiziana, ti faccio premiare. Tiziana, ci ho usato parrucca perché sono due posso baciarla. E voglio Anna salutare Maria. Finalmente ti ho trovata, Anna Maria. Anna Maria, ti posso dire una cosa, ma con eleganza. Questo vestito mi ricorda, per l'imponenza, la tenda di mia nonna Carmela a casa mia. Un applauso, grazie. Ma con eleganza e simpatia, non con cattiveria. No. Siamo prontissimi per conferire il premio Civiltà dei Marsi. Grazie Francesca, sei stupenda e un po' vestita da Dorabella, un po' in questo caso da Key Easy, quindi grazie infinite. E il maestro Tiziana Buttari conferisce il premio Civiltà dei Marsi a Pasquale Palma. Grazie mille, grazie veramente. Grazie Pasquale, in bocca al lupo per tutto. Per la bellezza è il premio, ma per l'affetto è una bomboniera. Grazie mille, alla meriti prossima, grazie. Grazie ciao a te, grazie Tiziana, grazie.